Salve amici di LoloTube 75, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. Oggi faremo, dopo tanto tanto tempo ragazzi, un unboxing. Che figo! Guarda che bello, Ale. Sì. In questi giorni c'era Amazon Prime Day e quindi ho approfittato per prendere una cosa che mi serviva veramente tanto, un bellissimo gimbal. Ed eccolo qua ragazzi, ho preso il, non so se si vede, ho preso il Fuye Tech G6 Max. E ho preso questo modello in particolare perché, a parte, ho trovato un prezzo veramente conveniente e poi anche perché è molto piccolo e leggero, pesa 1,06 kg. E visto che la mia telecamera Canon M100 non è stabilizzata soltanto elettronicamente, ma non viene fuori un bel lavoro, ho deciso di prendere questo per fare dei filmati molto stabili, più cinematografici. Facciamo subito una velocissima unboxing e poi vi parlerò in particolare di questo gimbal. Iniziamo subito con il spacchettamento del Fuye Tech G6 Max. Vediamo. All'interno si trova una bellissima custodia in una specie di PVC molto comoda per trasportarla in modo sicuro. Nello zaino veramente ben fatta, anche molto rigida sembra al tatto. All'interno troviamo ben sistemato il gimbal, che così al primo impatto sembra veramente ben fatto. Tutto in metallo, pochissime parti in plastica. Vedete, veramente solido. E poi troviamo la slitta per collegare le fotocamere mirrorless o GoPro o il telefonino. Poi un comodissimo tripiede che fa sempre bene, lo potete usare anche con altre fotocamere. E poi c'è una scatoletta, apriamola, dove all'interno troviamo un portatelefonino comodissimo, una slitta per il telefonino. Vedete, molto solida anche questa, ben fatta, collegata direttamente alla piastra per il supporto della mirrorless. All'interno c'è un aggancio per la GoPro, basetta e poi dei cavetti per collegare diverse fotocamere. Ci sono diversi tipi, bisogna poi vedere nella lista del gimbal se è compatibile con le vostre fotocamere. Qui c'è un display, un joystick, il bottone per la registrazione, per le azioni, una manopola per comandare il gimbal in tutte le direzioni. Questo è il supporto per la GoPro, per le action cam, molto utile che l'hanno messo dentro in confezione. Ottimo. Uno in più fa sempre bene. Ho preso questo Fuye Tech anche perché, essendo in carrozzina, è molto comodo per fare i filmati. Poi vi lascio in descrizione il prezzo, la scheda del gimbal con tutte le caratteristiche. Il gimbal si presenta così. Vedete, molto piccolo e leggero, 1,06 kg. Poi il suo tripiede, qui che si avvita qua sotto, avvitiamo, è comodissimo. Le caratteristiche di questo gimbal sono: può funzionare sia Bluetooth con fotocamere compatibili, quindi si comanda direttamente via Bluetooth, oppure, come vi ho detto prima, con questi cavetti qui, una presa USB-C, vedo diverse prese per diverse telecamere. Bisogna leggere sulla lista quali sono le telecamere compatibili con questo gimbal della Fuye Tech G6 Max. Purtroppo la mia Canon M100 non è compatibile. E neanche, ragazzi, vi dico in anteprima, vi faccio vedere, la sto provando in questo momento, anzi, mi direte come sono le immagini. Ho fatto una pazzia e ho preso questa nuova Sony. Si vede, sì. La Sony ZV-E10, che era il mio sogno perché è fatta apposta per fare i vlogger. Molto semplice, non è complicata, e quindi io che sono un novizio e non so, sto appena imparando a fare un po' di foto, un po' di filmati, credo che questa videocamera, telecamera sia proprio ideale per me. E niente, torniamo al gimbal ragazzi, è quello qui. Come tutti i gimbal, per mettere sulla fotocamera, anzi tiriamole fuori, usiamo la mia vecchia Canon E100. Eccolo qui. Bisogna fare il bilanciamento. Sembra complicato, ma alla fine vi dico ragazzi, è veramente semplice, soprattutto con questo modello, perché si può, non so se si vede, ha dei blocchi su ogni braccetto, quindi è molto facile fare la calibrazione. Vedete, si sblocca, tic, ed è veramente comodo. E anche bisogna trasportarlo con questi blocchi, non balla ed è una figata. Lo mettete nel zaino e vi mostro come sta sulla videocamera. Prendiamo questa piastra qui, avvita qui sotto,
come quando si mette sui tripiedi, molto semplice. Muliana, ricordatevi sempre prima di aprire, di sganciare i blocchi. Due. Per fare calibrazione, ragazzi, vi consiglio di tenere questi due bloccati, questo e questo, e di iniziare con questo primo braccetto a fare la calibrazione. Si fa scorrere qua dentro la videocamera. Vedete, è semplicissimo. Si blocca con questo aggancio qui sotto. E qui c'è, se non so se si vede, ci sono delle rotelline che si gira per allentare o stringere il gimbal. Dovete trovare il giusto bilanciamento, non è difficilissimo. Eccoci, vediamo se sta. Sì, perfetto. Ecco, vedete? Già comincia a stare un po' bilanciata la videocamera. Ecco, più il bilanciamento è giusto, i motori sforzano meno e quindi la telecamera lavora molto meglio. Eccola, vedete? Tac, tac. Adesso proviamo l'altro braccetto. Vedete, in teoria il bilanciamento giusto è quando la videocamera, la telecamera o action cam sta nella posizione che voi decidete. Eccoci, vedete? Tac, 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 la lasciate così e resta in questa posizione. Adesso bisogna vedere se resta anche in questa. Perfetto, così è quasi a posto, ragazzi, vedete? Bene. L'accendiamo, ricordatevi di stringere sempre i ganci, apriamolo. Ecco, perfetto. Non so se si vede, c'è un piccolo display. Ecco, vedete, ragazzi? Con due colpi si fa i selfie, veramente comodo. Tac. Con questo si gira, con questa levetta qui davanti. Due colpi, tac, si riaccentra, tre colpi, selfie. Poi qui c'è un bellissimo joystick dove si può muovere tutte le direzioni e poi anche questa levetta che serve per controllare il movimento verticale, il palm, il movimento laterale e il roll, che è questo qui, vedete? Così. Ci sono diverse configurazioni, questo qui è la telecamera sempre stabilizzata in questa maniera con l'HF, vedete? Poi c'è il look che è sempre bloccato in qualsiasi posizione, lei resta bloccata, sempre stabilizzata, AF dovrebbe essere, tenendo premuto a lungo i tastini 1, 2, 3 e anche il movimento del laterale, tipo un FPV come i droni. Poi vi mostrerò dei filmati che ho fatto all'esterno e mi direte cosa vi pare. Mi è entusiasmato perché era piccolo e leggero, per me è importantissimo, visto che, sapete, io sono in carrozzina e quindi devo avere qualcosa di leggero per portarmi dietro, e questo era veramente oro, uno dei più piccoli. E tiene fino a 1,3 kg, tanza mirrorless, anche più pesanti di queste riesce a sopportare. Stiamo percorrendo la nuova ciclabile di Muggia. Oggi il mio intento sarà quello di andare a fare un due filmati con il mio nuovo gimbal. Salve amici di LoloTube 75, benvenuti e ben ritornati nel mio canale. Oggi stiamo provando questo nuovo gimbal che ho preso nel periodo dell'offerta di Amazon Prime Day e vediamo come funziona.
Ecco ragazzi, adesso vi mostro come è semplicissimo smontarlo per metterlo nel zaino. Prima cosa da fare è chiudere il gym, il bottoncino qui on off che c'è. Io consiglio, per smontarlo senza fare troppi casini, di bloccare sempre i movimenti qui. Sganciate il blocco e fate scivolare via la fotocamera. Vedete, c'è una slitta ed è comodissimo. Se non dovete usare altre telecamere, io vi consiglio di lasciarlo sempre collegato con la vostra fotocamera che usate con questo gimbal. Adesso sbloccate il blocco qui, tac, bloccatelo in questa posizione. Vedete? Pronto per essere messo nel zaino. Se volete smontate anche il treppiede, ci è caduto, e mettetelo nel zaino oppure nella custodia, dove volete. Ci vediamo al prossimo video, credo che sarà quella della recensione della Sony ZV-10, e ci vediamo ai prossimi video, e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e mettere un mi piace al video. Ciao ragazzi, alla prossima.